Sicuramente i ragazzi avevano voglia di festeggiare, ma credo che sia anche giusto. L'ho detto anche precedentemente, l'unica nota negativa di oggi, che mi dispiace tantissimo, è non aver potuto vincere la partita davanti a questo splendido pubblico, però credo per quanto riguarda vittoria di campionato non, i giochi sono chiusi. Aveva detto niente calcoli, avete avuto le occasioni per vincere la partita rischiando praticamente nulla. No, noi non dovevamo fare calcoli, l'avevo detto in settimana, i ragazzi, noi andiamo in campo per vincere. Ci abbiamo provato sin dall'inizio, abbiamo fatto anche gol, da quello che so era anche regolare, abbiamo preso anche un palo. Purtroppo alla fine il risultato finale è stato di 0-0, però credo che l'impegno dei ragazzi oggi sia stato massimale. Soprattutto c'era un pubblico davvero meraviglioso a trascinarvi. Ma il pubblico oggi è stato fantastico e devo dire che se abbiamo di nuovo fatto rifiorire la gioia in questa città, credo che sia a merito di questi ragazzi che hanno lavorato tantissimo sin dal primo giorno del ritiro fino adesso e partita dopo partita si sono meritati questa grande cornice. Questa è la vittoria più bella, al di là della promozione ormai vicinissima, aver riavvicinato la gente alla squadra. Sì, questa secondo me è la vittoria più bella veramente perché vedere tanta gente allo stadio sicuramente ti inorgoglisce e spero che sia. Anzi, sono sicuro che questo sia un punto di partenza per fare altri salti di categoria perché il Messina merita altre piazze. Portato in trionfo dai suoi ragazzi, segno di un gruppo davvero straordinario. Sì, io l'ho sempre detto, è un gruppo fantastico, sono ragazzi eccezionali, ma prima di essere giocatori sono grandi uomini, me l'hanno dimostrato sempre nell'arco di campionato, nei momenti di difficoltà perché ne abbiamo anche avuti, siamo stati sempre uniti tutti insieme e credo che oggi quello che loro hanno dimostrato a me sia la cosa più bella che mi abbiano dovuto dimostrare.